Eccoci ritrovati in studio per la seconda parte del nostro notiziario AC News. Anche oggi spazio ai nostri ospiti e proprio per parlare di Arezzo Pontedera è tornato a trovarci il direttore di Arezzo Channel Gianni Brunacci. Buonasera a tutti e buona partita. Soprattutto buona partita, anche perché ormai mancano pochissime ore e non sarà proprio un avversario di quelli semplici semplici il Pontedera per l'Arezzo. No, per niente, tant'è vero che la cava, l'allenatore ha detto che sarà una partita da 6 punti, perché può essere una partita che conferma determinate cose che l'Arezzo ha fatto vedere, come potrebbe essere, speriamo di no, una partita invece molto difficile, perché il Pontedera è una squadra con dei mezzi che è costruita bene, che può impedirci, cercare di impedirci di giocare, cercare, poi sul riuscire vedremo. E siccome noi sappiamo che siamo sì bravi nel palleggio, ma alla fine non sempre riusciamo a inquadrare la porta, un po' come la nazionale italiana di ieri sera, anche l'Arezzo ha qualche difficoltà in quel senso lì. Beh, speriamo che finiscano queste difficoltà. Speriamo di sì, anche perché poi squadre come il Pontedera, che possono essere anche forse più assimilabili anche all'Arzachena, quindi squadre che comunque si chiudono tanto, sembra che possano mettere un po' in difficoltà l'Arezzo. A questo proposito direi che il Pontedera di solito non è una squadra che si chiude così tanto, è una squadra che fa sempre il suo gioco, fuori o in casa. Magari la costringeremo noi a chiudersi, e a quel punto diventerà un problema a riuscire a entrare in porta. Ti do una piccola notizia: non sono neanche autorizzato a darla, però insomma la mettiamo lì Possiamo sul mettere. tavolo. Purtroppo Cutolo non sta benissimo, c'ha un problemino, una coscia, credo, ha sentito un pizzichino in allenamento. Speriamo che possa giocare, se non potesse giocare potrebbe cambiare lo scacchiere Amaranto. E per Amaranto intendo quello aretino, perché Amaranto è anche quello di Pontedera. Granata. No, vabbè, Granata, non lo Qui stiamo so, parlando di no. Sì, è sfumature. come a Livorno si chiamano Amaranto, noi ci chiamiamo Amaranto, Pontedera, sinceramente, Bene, lasciamo agli spettatori. il Pontedera comunque ha anche dei giocatori quest'anno, sembra che si presentino nella migliore forma, con anche degli innesti importanti, come abbiamo visto anche Mannini. Fino ad ora hanno fatto soffrire chi hanno incontrato. È una squadra quadrata, ben registrata, ha fatto una campagna acquisti ad hoc per quello che gli serviva. Quindi, siccome l'anno scorso si è salvata con una certa tranquillità, quest'anno sembrerebbe un po' meglio. Pontedera darà del filo da torcere a molti. Speriamo non compreso l'Arezzo, la quale, tra l'altro, in questo momento è l'unica squadra che non ha ancora perso. Esattamente, l'Arezzo arriva a questo appuntamento da imbattuta. Inoltre si può anche dire che appunto con questa notizia che ci hai ora dato tu, Spero che non lo sia. speriamo che sì, infatti vada tutto per il meglio di Cutolo. Anche il discorso che faceva dal canto nella conferenza stampa per quanto riguarda il fatto che comunque avrebbe reinserito anche un centravanti di ruolo potrebbe togliere il problema del ballottaggio se Cutolo non partisse titolare. Sì, infatti, è tutto un discorso che viene da questa presenza di Cutolo. Se Cutolo c'è, allora c'è un ballottaggio, cioè sono determinate cose. Se Cutolo non c'è, allora giocano tutti gli altri, praticamente, perché in effetti noi abbiamo un bel lotto di centrocampisti, che poi alcuni dei quali possono anche giocare più avanti, come Serrotti, Belloni. Beh, per esempio, lo stesso Belloni potrebbe giocare al posto di Cutolo, nel qual caso Serrotti andrebbe a destra magari. Cioè, c'è da vedere a quel punto lì se giocano con 3 attaccanti oppure con 2, capisci? Secondo te chi è Cosa? favorito per il ruolo di Basit? Ma da centrale vedo principalmente Foglia, anche se non è che ci ha giocato spessissimo, perché non è poi un vero regista. Però ho notato che quando Basit è uscito a Siena, Foglia si è spostato in quel ruolo.
Oppure Buglio, ma difficilmente dal canto rinuncerà al Buglio, diciamo, esterno di centrocampo che si inserisce e che va vicino al gol. Quindi, siccome l'Arezzo ha bisogno di gente che vada al gol, penso che Buglio lo lascerà nella posizione di incursore. Chi fa il centrale non farà l'incursore necessariamente. E quindi, secondo me, poi alla fine ci mette la foglia. Nel qual caso Tassi sì, sì, entrerà a fare uno dei due centrocampisti, a meno che insomma, il modulo non sia leggermente diverso, allora uno dei due sarebbe Serrotti e via. Perché poi c'è anche da considerare che dal canto ha annunciato che ci sarà il centravanti. Il centravanti vuol dire e che si terrà qualcuno in panchina che possa cambiare la partita a un certo punto. Quindi questi discorsi lascerebbero pensare che per esempio un Belloni potrebbe rimanere in panchina per entrare nel secondo tempo nel momento del bisogno e mettere un po' in difficoltà l'avversario se ce n'è bisogno. Quindi questo potrebbe succedere sia per lui che per Cutolo se non stesse proprio benissimo. E quindi vediamo, un centravanti ci sarà, quindi o Persano o Brunori, uno dei due giocherà. Dal canto non sembrava particolarmente preoccupato del Tour de Force, di questo piccolo Tour de Force che sta aspettando l'Arezzo. Lo vedo molto, l'ho visto molto concreto, l'ho visto anche chiaramente con tutte le riserve del caso, però essere pronto a questo momento particolare. Più che altro è pronta la squadra perché insomma si è allenata molto bene, abbiamo visto che fisicamente i ragazzi stanno bene, lo hanno dimostrato ampiamente a Siena e tutto sommato, come dice dal canto, ce l'avranno anche quella, le altre squadre, qualche tour de force di quelli. Lui non pensa per ora a sostituire neanche i giocatori, cioè lui dice se mi stanno bene, bene, se ne vedo qualcuno che... Però più probabilmente da giovedì, non tanto per stasera. No, stasera non ci pensa neanche. Lui pensa al fatto che dopo questa partita e per giovedì giocheremo ad Alessandria contro la Juventus Under 23, e per giovedì casomai di muovere qualche pedina se vede che qualcuno non ha recuperato bene, come abbiamo visto successe tra il martedì che giocammo a Pisa, esatto, e poi la partita della domenica dove con l'Arzachena qualche problemino fisico, soprattutto i più anziani, lo mostrarono, cioè i vari Luciani, Foglia, Cutolo. Quindi su quello lui agirà in caso di bisogno. Va bene, io direttore la ringrazio per essere stato con noi anche questa volta per commentare questa partita. Grazie a te. E a questo punto aspettiamo il responso di stasera, il responso del campo. Noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. Ma sempre Forza Arezzo. Sempre Forza Arezzo, quello no, ovviamente. L'importante è che sempre Forza Arezzo. Ci vediamo fra qualche istante, restate con noi.